Siga. Per i proprietari di Siga, Marco e Reto Siber, la passione per i nastri adesivi è nata praticamente nell'infanzia. Con i cerotti avanzati dall'esercito americano, il padre ritagliava delle strisce sottili e le vendeva come fascette alle fabbriche di blocchi. L'idea dell'azienda, fondata nel 1965, e la produzione di materiali e nastri adesivi aveva avuto inizio. La nostra cucina di casa era anche un laboratorio chimico e il pollaio era la fabbrica in cui si sperimentava. Spesso scoppiava un incendio, ma lo spegnevamo senza i pompieri. Dopo una solida formazione, nel 1990 i fratelli hanno assunto la gestione dell'azienda, facendola crescere a poco fino a diventare l'attuale attività con più di 320 dipendenti. Il salto internazionale è stato fatto quando abbiamo preso le distanze dalle vecchie attività, dedicandoci all'involucro esterno a tenuta, a nuovi prodotti con capacità adesive uniche e senza solventi, e creando una propria attività con 160 dipendenti del servizio esterno. Siga è oggi leader nello sviluppo, nella produzione e nel commercio di prodotti atossici dalle prestazioni elevate per un involucro esterno a tenuta e adatto alla diffusione. Gli edifici nuovi o risanati, sigillati con Siga, presentano un basso consumo energetico e ridotte emissioni di CO2, elevato comfort abitativo e una lunga durata di vita. Nella Siga Academy, che dal 2014 disporrà di un hotel con 75 camere, vengono formati ogni anno 2.500 professionisti da tutto il mondo. Questo scambio di idee con i clienti apporta innovazione nei prodotti e in 10 anni ha permesso di ottenere 34 brevetti internazionali. La cultura aziendale di Siga promuove il miglioramento continuo. Ogni 10 giorni lavorativi tutta l'azienda si ferma, dall'apprendista al CEO, per porsi delle domande, cambiare, migliorare. Per noi è importante che ciascun dipendente partecipi attivamente e si assuma delle responsabilità. Solo così possiamo crescere e rispondere alle esigenze dei diversi paesi in rapido cambiamento. Con la consegna della gestione operativa al dipendente di lunga data Patrick Stalder dal 1 gennaio 2014 sono state poste le basi per il futuro di Siga. Marco e Reto Siber d'ora in avanti si occuperanno dello sviluppo strategico dell'azienda e di trasmettere la loro profonda esperienza alle nuove forze che guidano Siga.